Centro Italia Sport di Viviani è la grande impresa che firma i migliori impianti sportivi. Centro Italia Sport ad Alba Adriatica. Contattateci allo 0861 78 20 41 oppure cliccate su www.centroitaliasport.it. Allo sport ci pensa Viviani. Benvenuti in questo spazio familiare, perché questa è la sede dell'associazione El Kazan. È un'associazione tipicamente familiare che ricorda il nome di nostra nonna, maestra Elvira Cappella Zanoni, da questo l'acronimo El Kazan, e che l'abbiamo voluta ricordare in quanto prima maestra di Alba Adriatica, che ha portato la scuola elementare ad Alba Adriatica il 6 febbraio del 1906. Quindi quest'anno, nel 2016, saranno più di 100 anni praticamente. E vogliamo fare questa sera una rappresentazione dedicata a un autore nato qualche anno fa, ma internazionalmente conosciuto, Luigi Grandello. Ad interpretare questa breve ma intensa rappresentazione saranno due miei carissimi amici. Più che amici, un compagno di scuola che per 5 anni mi ha accompagnato in un tragitto non sempre calmo e tranquillo, qualche volta turbolento, dentro un liceo di Benedetto. E c'è un nome che si chiama Luigi per me. L'altro attore, non è che non scoprisse da solo, anche perché lui è un grande attore, che hanno frequentato un corso di teatro fatto da un nostro conoscente, insegnante di San Benedetto, nonché marito di una nostra, purtroppo, compagna di scuola che oggi non c'è più, Vincenzo di Bonaventura, che nel suo che insegna, che trasmette questo suo modo di interpretare e di recitare seguendo il metodo Lecoq. Quindi questa sera, questo spettacolo, diciamo, pirandelliano, seguo un po' cosa mi hanno scritto perché devo seguire pedissequamente ciò che mi ha scritto Luigi, altrimenti questa sera non esco. L'uomo è, la rappresentazione è l'uomo dal fiore in bocca. Precedentemente quest'opera fu presentata come La morte addosso. La morte addosso perché? Perché parla di un uomo dall'identità non molto definita, che scopre improvvisamente di avere un epitelioma. L'epitelioma è, per chi è al centro della medicina, sa che è un tumore che soprattutto nei tempi passati non dava nessuna chance, quindi è cosciente del suo tragitto verso la fine. Però non ha rimpianti, non ha ricordi, non ha rimorsi, avverte già la mancanza fisica delle piccole e insignificanti cose della vita. Così è tutto l'atto unico, breve ma intenso, rappresenta tutta una meditazione sulla vita e su ciò che è stato e ciò che purtroppo non sarà nel domani di quest'uomo. È un soliloquio disperato, molto intenso, che porta avanti un'espressione carica di sensi, molto carica.
Per concludere, prima di passare la parola a Luigi e a Roberto, vorrei chiedervi, siccome utilizziamo solamente la voce naturale, di non accendere o di spegnere o mettere in mute i cellulari, possibilmente. Io penso di averlo già fatto. Quindi diamo inizio a questa rappresentazione. Grazie. Lo volevo dire. Lei dunque l'uomo pacifico è. Ma per tutto il treno. Ah, ma per un minuto, sa. Arrivo alla stazione e me lo vedo sfilare davanti. Poteva correre indietro. Già, è da ridere, lo so. Ma bastava, santo Dio, che non avesse tutti quegli impicci di pacchi, pacchetti, pacchettini, ma più carico di un somaro. Ma le donne, commissioni, commissioni, e non la finiscono più. 3 minuti, creda. Appena sceso di vettura, per dispormi quei nodini dei pacchetti intorno alle dita. 2 pacchetti per ogni dito. No, doveva essere bello. Sai che avrei fatto io? Mi avrei lasciati nella vettura. E mia moglie? E le mie figliole? E tutte le loro amichette? Strillare. Mi ci sarei spassato un mondo. Scusi, signore, ma forse lei non lo sa cosa sono le donne in villeggiatura. Ma sì che lo so, appunto perché lo so. Dicono tutte che non avranno bisogno di niente. Ma questi soltanto, capaci anche di sostenere che ci vanno per risparmiare. Poi, appena arrivano un paesello qua nei dintorni, più brutto è. Più miso è, più lercio è, più bizzarriscono a pararlo con tutte le loro galanterie più vistose. Le donne! Ma d'altronde è la loro professione. Oh, se tu, caro, mi potessi fare questo e quello
e quest'altro è poi caro. Se non ti secca, lo capisci? Caro, se non ti secca! Potresti anche... Ma cara, ma come faccio a farti tutte queste cose con solo 3 ore di tempo? Ma dai, prendendo una vettura! Il guai è che, caro signore, avendo solo 3 ore di tempo, sono uscito senza le chiavi di casa. Oh, bella! E perciò? Ho lasciato tutto quel monte di pacchi, pacchetti, pacchettini in deposito alla stazione. Poi sono andato a mangiare in trattoria, ma per svaporare la stizza, a teatro! Ma faceva un caldo, E poi ho detto, adesso che faccio? Sono già le 12, alle 4 c'è il treno, ma lei capisce? Per 3 ore di sonno, ma non ne vale la pena, no? E allora me ne sono venuto qua. Anzi, a proposito... Ma questo caffè non chiude, vero? No, non chiude, lo signore. E così lei ha lasciato tutti quei pacchetti in deposito alla stazione. E perché? Me lo chiede? Non sono forse al sicuro? Ma sono tutti ben legati! No, non dico questo! E ben legati, Me li immagino. Con quell'arte speciale che mettono i giovani di negozio nell'involtare la roba venduta. Che mani! Un bel foglio grande, di carta, doppia, rossa, levigata, che per se stesso un piacere vederla, così liscia che uno ci metterebbe anche la faccia pur di sentirne la fresca carezza. La stendono sul banco, poi con garbo che si volto ricollocano su nel mezzo una stoffa lieve, ben piegata. Levano prima da sotto col dorso della mano lì, poi da sopra abbassano l'altro e ci fanno anche con svelta grazia una rimboccaturina, come un di più, per amore dell'arte. Poi ripiegano prima da un lato e poi dall'altro il triangolo, cacciano sotto le due punte, allungano a mano la scatola dello stagno e tirano a frascone di quanto basta per legare l'involto. E lo leggono così rapidamente che lei non ha neanche il tempo di ammirare la loro bravura, che si vede presentare in banco con il campio, pronto per introdurre il tutto. Si vede che lei ha prestato molta, molta attenzione ai giovani di negozio. Io? Caro signore, fortunato in te ci passo. Sono capace anche di stare un'ora fermo a guardare dentro quanti grida. Mi ci dimentico. Mi sembra di essere... Vorrei essere, veramente. Quella stoffa là, di seta, quel bordatino. Il nastro rosso o celeste che le giovani di merceria, dopo averlo misurato sul metro, ha visto come farlo. Se lo raccolgono il numero 8 intorno al pollice e al mignolo della mano sinistra, prima di incantarlo. Guardo il cliente, o la cliente che escono dalla bottega, con l'involto preso il dito, in mano sotto braccio, e li seguo. Con gli occhi. Fino a che non li perdo di vista, immaginando. Quante cose immagino, lei, ma lei non può farsi un'idea. Ma mi serve questo. Mi serve. No, mi scusi, ma mi serve a cosa? Attaccarmi, dico, con l'immaginazione, alla vita, come un rampicante intorno alle spalle di una cancellata e non lasciarla mai posare per un momento l'immaginazione, aderire continuamente con essa alla vita degli altri, ma non della gente che conosco, quella non vorrei, è proprio un fastidio se sapesse una nausea, alla vita degli estranei, intorno alla quale la mia immaginazione può lavorare liberamente, ma non la capriccio, anzi tenendo conto delle minime apparenze, scoperchio in questo, ora in quello, e sapesse quanto e come lavoro e fino a quanto riesco ad addentrarmi. Vedo la casa di questo, di quello. Ci vedo.
mi ci sento proprio, fino ad avvertire, sa, quel particolare abito che corre in ogni casa, nella sua, nella mia. Ma nella nostra ormai non avvertirò più, perché è l'abito stesso della nostra vita. Vedo che lei dice di sì. No, cioè, no, perché io adesso immagino, no? Che è un bel piacere quello che lei immagina. Ma... Io? Già, io mi figuro. Mi dica un po'. Ma è stato mai a consulto da qualche medico bravo? Oddio, perché adesso dice questo? Ma io mica sono malato! Ma io non z'allarmi! Io domando soltanto per sapere se hai mai veduto in casa di questi medici bravi la sala dove i clienti stanno ad aspettare il loro turno prima di essere visitati. Ah, sì, sì, adesso ricordo. Una volta ho dovuto accompagnare una mia figliola. Non la voglio sapere. Dico, quelle sale. Ma ci ho fatto attenzione. Mi vado di stoffa scura. Di Foggia Antica. Quelle seggiole imbottite, spesso scompagne, quelle poltroncine. È roba comprata di combinazione. Di rivendita. Messa lì, per i clienti. No. Non appartiene mica alla casa. Il signor dottore ha per sé. E per le amiche. Della sua signora un bel altro salotto ricco, bello. Chissà. Striderebbe qualche seggiola o qualche poltroncina di quel salotto portato di qua nella sala dei clienti, qui basta questo arredo così, alla buona, decente, sobrio. Ecco, io vorrei sapere da lei se quando andò con la sua figliola guardò attentamente la seggiola su cui stette seduto aspettando. Io no, veramente. No. Eh già, che non era malato. Ma neanche i malati spesso ci vanno, compresi come sono nel loro male. Eppure quante volte certuni stanno lì, intenti a guardarsi il dito, e fa segni vani sul bracciolo lustro della poltrona su cui stanno seduti. Pensano e non vedono. Ma che effetto fa quando poi si esce dalla visita, riattraversando la sala, e rivedere la seggiola su cui poc'anzi, in attesa della sentenza sul nostro male ancora ignoto, stavamo seduti, trovarla occupata dall'altro cliente, anch'esso col suo male segreto, o là, vuota, in attesa che un altro qualsiasi venga ad occuparla. Ma che stavamo dicendo? Che stavamo dicendo? Ah, il piacere dell'immaginazione! Chissà perché ho pensato subito a una seggiola di quelle sale di medici dove i clienti stanno in attesa del consulto. Già, veramente, non anche... la relazione. No, ma neanche io! Ma è che certi richiami di immagini tra le lontane sono così particolari a ciascuno di noi e determinati da ragioni o da esperienze così singolari, e che loro non intenderebbero altro se parlando non ci vietassimo di farne uso. Niente di più illogico di queste analogie. Ma la relazione può essere questa. Guardi. Avrebbero piacere quelle seggiole di immaginare chi sia il cliente che va su loro, che male corre dentro. Dove andrà? Cosa farà dopo la visita? Nessun piacere. È così, nessuno. Vengono tanti clienti ed esse sono là,
povere seggiole per essere occupata. Ebbene, è un'occupazione simile alla mia. Ora mi occupo di questo, ora di quello, e in questo momento mi sta occupando lei. E creda che non provo nessun piacere del treno che ha perduto, o della sua famiglia che lo sta aspettando in villeggiatura, o di tutti i fastidi che posso supporre in lei. Ma tanti, sa, tanti. Ringrazi Dio che sono solo fastidi. C'è che di peggio, caro signore. Non le dico che ho bisogno di attaccarmi con l'immaginazione alla vita altrui. Ma così, senza piacere, senza dovuto interessarmi, anzi, per sentire il fastidio, per giudicarla sciocca e vana la vita. Così veramente non debba importare a nessuno di finirla. E questo è da dimostrare bene, sa? Con prove ed esempi continui a noi stessi, implacabilmente. Perché vede, caro signore, noi non sappiamo che cosa sia fatto, ma c'è. C'è! E lo sentiamo tutti come un'angoscia in gola, il gusto della vita. E non si soddisfa. Ma non si può soddisfare, perché la vita nell'atto stesso in cui arriviamo è così ingorda di se stessa che non si lascia assaporare. Il sapore è nel passato, che ci rimane vivo dentro, e il gusto della vita ci viene di là, dai ricordi che ci tengono legati. Ma legate a cosa? A questa sciocchezza qua, a queste noie, a tante stupide illusioni, insulse occupazioni. Questa è quella qua la sciocchezza. Questa è quella qua la noia. E arrivo fino anche a dire questa che per noi è una sventura, una vera sventura. Nell'arco di 4, 5, 10 anni, chissà che sapore avrà, che gusto, le lacrime. E la vita, per Dio, al suo pensiero di perderla, specialmente quando si sa che è questione di giorni. Ecco, vedrà, malato, dico là, a me piace guardare, ma non vedo nessuno, ma lei non dico a chi, è silenzio per Dio. Che sei nascosta? Ma chi era? Mia moglie, già. La sua signora! Mi sorveglia da lontano! E mi verrebbe da andarla a prendere a calcio. Non è vero, come una di quelle cagne sperdute, ostinate, che più la prende a calcio, più le si attaccano le calcagne. Sta soffrendo per me, lei, ma lei non se lo può immaginare, non mangia, non dorme più, mi viene appresso giorno e notte, così, a distanza, e sicurasse almeno di spolverarsi quella ciabatta che ha in capo gli abiti. Non sembra più una donna, uno strofinaccio, le si sono imbiancati per sempre i capelli, qua, alle tempie. Ed appena 34 anni. Mi fa una stizza che lei non può credere. Le salto addosso certe volte, le grido in faccia, stupida, scrollandola. Si piglia tutto. E sta lì a guardarmi con... con certi occhi che, ve lo giuro, mi fa venire a queste dita una selvaggia voglia di strozzarla. Niente, aspetta che mi allontani per rimettersi a seguirmi a distanza. Ecco, guardi, sporge di nuovo il capo dal cantone. Povera signora! Ma che povera signora!
vorrebbe... Capisce che io mi stessi in casa, tranquillo e quieto, a coccolare in mezzo a tutte le sue amorose e sviscerate cure, a godere dell'ordine perfetto delle stanze, della lindura dei mobili, di quel silenzio di specchio che c'era prima in casa mia, misurato dal tic-tac della pendola della sala da pranzo. Questo vorrebbe. Ora io domando a lei, per farle intendere l'assurdità, ma che dico l'assurdità? La macabra ferocia di questa pretesa. Io le domando, se crede possibile che le case di Avezzano o le case di Messina, sapendo del terremoto che di lì a poco verrebbe scomparsate, avrebbero potuto starsene tranquille sotto la luna, ordinate lungo le strade e le piazze, obbedienti al piano regolatore della commissione edilizia municipale. Case, per Dio, di pietra e travi, se ne sarebbero scappate. Ora, immagini i cittadini di Avezzano, o i cittadini di Messina, spogliarsi, placidi, placidi, per andare a terra, ripiegare gli abiti, mettere le scarpe fuori dell'uscio e cacciandosi sotto le coperte, godere del caldo fresco delle lenzuola di bucato, con la coscienza che tra qualche ora sarebbero morti. Le sembra possibile? Guardi, mi lasci dire. Se la morte si permette, come uno di strani o schifosi, che qualcuno inopinatamente ci scopre addosso, lei passa per via, un altro passaggio, all'improvviso la ferma, e cauto, con due dita protese, le dice: mi scusi, permetterei, egregio signore, c'ha la morte addosso. E con due dita protese prende e butta via. Sarebbe magnifico. Ma la morte non è come uno di quegli insetti strani o schifosi. Tanti passeggiano, disinvolti, alieni. Forse ce l'hanno addosso. Nessuno la vede. E pensa a quello che faranno domani o domani l'altro. Ora io, caro signore, ecco, venga qua, sotto questo lampione, venga, venga! Le faccio vedere una cosa. Guardi qua, sotto questo lampo, qua! Lo vede questo tubero violaceo? Lo sa come si chiama? Ha un nome dolce, dolcissimo, più dolce di una caramella. Epiteliota. Pronunzi, sentirà che dolcezza. Pronunzi! Epiteliota. La morte, capisce, è passata. Mi ha ficcato questo fiore in bocca e mi ha detto: tiro caro, passerò fra 8-10 mesi. Ora mi dica lei, se con questo fiore in bocca io ne possa stare in casa tranquillo e quieto come quella disgraziata vorrebbe. Ah, mi dico, vuoi che ti baci? Sì, baciami. Ma sai che ha fatto? Con uno spillo la scorsa settimana si è fatto un graffio qui sul labbro. Poi mi ha preso la testa e mi ha detto che mi voleva baciare. Baciare in bocca perché dice che vuole morire con me. È pazza. Io a casa non ci sto. Io ho bisogno di starmi a guardare i giorni di negozio. Perché lei lo capisce. Se mi si fa un momento di moto dentro, lei lo capisce. Potrei anche ammazzare tutta la vita in uno che non conosco. Cacciare la rivoltella e ammazzare uno che, come lei, per disgrazia, abbia perduto il treno.
Io scherzo sul tema, caro signore. Me ne vado. La pazza dei mesi ormai. Ma ci sono di questi giorni certe buone albicocche. Come le mangio lei? Con la buccia, vero? Si spaccano a metà. Si premono con due dita per lungo. Come due labbra succhiose! Oh, che delizia! Mi osservi la sua egregia moglie e le sue figliole. E mi piace, lo sa. Vestito di bianco e celeste in un prato verde, allora. E mi faccio un piacere domattina, quando arriverà. Mi figuro che il paesello dista poco dalla stazione. All'alba lei può fare la strada a piedi. Il primo ciuffetto d'erba sulla prova. Nei conti. Per me. Quanti figli saranno, tanti giorni io vivrò. Ma lo scelga bello grosso, mi raccomando. Buonanotte, caro signore. La tela impressionata nasconde e svela la realtà dell'impressionista. Mandorle a mare, dedicata a Maria Callas. Grandi a contenere la premiazione di desideri esauditi, allungati da Nero Cajal, dea greca a tratti egizia. Luminosi successi e gli eccessi, neri le mosche nella mano. Rughe, la mia faccia come tela, dove la vita lascia segni, la luce non filtra e i solchi simmetrici creano ombre adulte. Mi lascio plasmare dal tempo, da questa esistenza meravigliosamente dolorosa. La mia faccia è beata da graffi, lividi e ferite. Anche le lacrime lasciano il segno. Osservo, serena lo sguardo, oggi più adulto di ieri, ma ancora giovane per domani. Mercato comune. Si pagano pensieri con pensieri. Si rubano idee, e nella simbiosi che solo la passione regala, il direttore paga interessi con soddisfazioni.
amore. Non sfugge, non scivola, indugia sulla pelle, nella pancia, nelle ossa. Irretisce, consola ovunque, l'abbandono è profondo, denso nelle vene, riempie e appaga, densa nella testa, il desiderio la offusca, vibra, profuma, morbido si adatta, dona calore, estasi totale. Indicativo. Il presente è passato. Il passato è prossimo. Il passato remoto è presente. Il futuro è passato. Ogni tempo è imperfetto. L'ultima. Teorema approssimativo, più o meno. Tanto è maggiore il peso dell'amante prepotente presente, tanto è minore il peso dell'amato passivo passato. Il nostro prossimo appuntamento è domani pomeriggio, ma è la stessa cosa. Cioè, nello stesso spettacolo di oggi. Poi ci sarebbe il 27 febbraio, saremo a Pagliare del Tronto per una reading, si dice così, quelli che stanno parlando, cosa dico? Reading di lettere della, sulla prima guerra mondiale. Poi, bontà sua, se ci fa fare qualche altro spettacolo, noi veniamo. Penso che la serata sia riuscita, penso che sia una cosa che possiamo riproporre e penso che a voi sia anche stato gradito lo spettacolo dei nostri compagni qui e quindi proporrei un ulteriore applauso. Allora, questo spettacolo lo avremmo dovuto fare il primo di agosto, però purtroppo è successo un incidente e mia moglie, come sapete, allora io vorrei dedicare questo spettacolo a lei. Oh!